dottoressa Gabriella Mereo. Eccola. Eccola qua. Finalmente sul palcoscenico, non l'aveva mai fatto questo, eh? Ai convegni sempre, ma sul palco mai? No, tante volte, anche a Milano. Io ricordo cosa ha pubblicato, la terapia verbale nel 2000, nel 2005 la malattia, la trappola dell'Eros, e dagli studi tradizionali ha ampliato la sua ricerca verso nuovi spazi connessi alla guarigione ed applica con grandi riscontri la teoria secondo la quale il malato stesso, parlando dei propri disturbi, rivela sotto forma di metafora il conflitto che l'ha portato alla malattia, la terapia verbale, giusto? Io, Gabriella, lascio a te il palcoscenico, mi defilo. Gabriella Mereo. La mia ricerca incominciò quando divenni medico omeopata unicista e quando seppi leggere il carattere dalla scrittura. Avevo imparato allora che il paziente si ammalava per una questione di terreno e prima di tutto il terreno era psichico. Dall'omeopatia data secondo dei rimedi, poi passai alla terapia verbale, che è una terapia dove si inquadra il personaggio omeopatico, che è un personaggio culturalmente determinato, cioè un archetipo, cioè praticamente uno stronzone questo archetipo, come sono i rimedi omeopatici, sono tutti degli stronzoni. Nux vomica, lachesis, pulsatilla, sono dei personaggi deviati rispetto all'anima e per quello che soffrono e si fanno venire le malattie. Io anziché dare il rimedio, li faccio da specchio, cioè li prendo per il culo e così faccio la terapia verbale omeopatica. Non do più il rimedio. Vedo subito il terreno che ce l'hanno scritto in faccia, perché dappertutto, io giro da 14 anni l'Italia, vedo sempre gli stessi personaggi. Ed è il personaggio che non collima con l'anima, che fa venire le patologie. E negli sintomi è l'anima che si lamenta contro la coscienza deviata da quello che il personaggio, secondo i suoi schemi, pensa. Quindi la terapia verbale non è altro che la decodifica di un linguaggio dell'anima che si lamenta contro degli schemi dati da un personaggio inconscio. È così che ho cambiato l'omeopatia in maniera molto semplice. È così che spero di cambiare anche tutti gli schemi della medicina. Prima di tutto, facendo presente che la patologia non viene da fuori, e questo è il grande equivoco che fa malare e che mantiene le case farmaceutiche, ma la malattia viene da noi. Pertanto Pasteur era un grande impostore. Pare che lui stesso al momento di morire disse: il batterio non è niente, il terreno è tutto. Dopo morì e quindi nessuno poté interrogarlo più. E le case farmaceutiche continuarono a vendere i loro farmaci sulla concezione che la malattia viene da fuori. Il terreno è molto semplice, perché è dato sempre dalle solite situazioni che sono culturalmente determinate, sono date dalle trappole: il matrimonio, la famiglia e il lavoro, e poi il sistema politico e la religione, che determina una trappola interiore che fa malare. E le sue sono sempre uguali, dove si sviluppano le patologie, che vengono dalle relazioni. La suocera gelosa, invidiosa, troppo lavoro, le corna del marito, le corna della moglie, gli abbandoni, i lutti. Se la gente crescesse con un'altra concezione delle relazioni, della vita e della morte, non si ammalerebbe. Quindi per me ormai è facile inquadrare i personaggi, perché sono tutti uguali, e mi rifaccio un repertorio che io conosco, e quando sento due parole riguardo alla patologia capisco subito di che cosa si tratta. Lo dico al paziente, e se il paziente ha una coscienza evoluta guarisce immediatamente con una risata.
In questa maniera inquadro la patologia bene in un'altra maniera, che non quella terroristica determinata dalla medicina ufficiale. Che no, poverini, siccome non curano nessuno, non gli resta l'arma del terrore. E siccome la gente ci casca, si ammala sempre di più perché è terrorizzata. E invece io li faccio ridere, li faccio sperare, li faccio uscire leggeri, e questo è fondamentale per la guarigione. Li faccio cambiare mentalità sulla loro patologia. In un attimo li faccio imparare alcune cose fondamentali, che la malattia viene da loro, che la malattia quindi è loro responsabilità, quindi è controllabilissima se loro cambiano situazione e mentalità. E questo è molto semplice. Se tutti sapessero così, si avrebbe una vera e propria, secondo me, rivoluzione politica. Perché va bene, dobbiamo pagare il 75% di tasse. Va bene, siamo minacciati da tutte le parti dei delinquenti, ma perdere la salute a causa di un regime che si riflette sulle nostre coscienze, questo la gente, sapendolo, non lo dovrebbe più tollerare. Si spera così che se questo la gente, tutti quanti lo sapessero, si cambierebbe solfa. Allora, siccome io non sono una quacquaraquà, quindi amo far vedere praticamente la mia clinica, venite malati, venite e vi mostro come curo. Malati, venite, malati, venite, su, venite qua, sciatiche, dolori, allergie, tutto è finte, dai, su, venite. Epilessia, paralisi, tumore, persino tumore ho curato con la terapia verbale, quindi se ne ho curato un paio vuol dire che potrei curarne anche altri. Eruzioni cutanee, celiachia finta, AIDS finto, Ebola non ne parliamo, tutto finto. Su, venite malati, venite. Una malata arriva, è in arrivo. Arriva da dietro alle quinte, eccola qua l'ammalata. Ecco. Solo una? No, ne vogliamo altri, su ammalati. Su ammalati, coraggio. Venite. Dai, coraggio. Con tutti i vostri disturbi. E vi dico qual è il terreno psicologico che vi ha fatto ammalare. Praticamente vi sputtano, però venite lo stesso. Tanto siamo tutti sulla stessa barca. Perché siamo ammalati di rabbia, di colpa, di paura, di abbandoni, di paure, di non avere soldi. Solamente una, va bene, cominciamo con lei. Qual è il suo problema, signora? Allora, ho un acufene da quando avevo 18 anni ed è un fischio costante, 24 ore su 24. Che cosa sente? Cosa assomiglia? È come un grido acuto. Quando uno grida, perché grida? Perché è incazzato. È così incazzata lei. Praticamente è la proiezione della sua rabbia nell'orecchio destro. Infatti, quanti di voi qua sono nel mio gruppo Facebook? Chi conosce la mappa di Cramer, qua c'è la proiezione di Holly, cioè la rabbia. Quindi qua, quello che dice la mappa di Cramer, che è una mappa dove sono mappati i sentimenti negativi che fanno venire le patologie, secondo i fiori di Bach, qua c'è Holly, cioè quello fiore che cura la rabbia. Quindi la sua espressione verbale coincide col sentimento negativo che le ha fatto venire, secondo questa mappa, cioè la rabbia che lei proietta nel fischio che urla. Quindi dandogli Holly e facendogli presente che la sua rabbia dovrebbe guarire. Ok? Prego. Altri malati? Qual è il suo problema? Sono stata operata per un tumore al seno.
A destra, a sinistra? A sinistra. Che punto? Qui. Allora, lì significa che è stata abbandonata a nostalgia di qualcuno con cui, verso cui nutriva una gran passione, ed è stata abbandonata da qualcuno di cui aveva nostalgia. Forse da piccola. Da chi? È sempre, le persone sono sempre abbandonate dai babbi, perché i maschi non ci sono né come babbi, né come mariti, né come amanti. I maschi non esistono. Praticamente trovo tantissime patologie da maschio che non c'è. Anzi, io diciamo che l'80% delle patologie è da maschio che non c'è. Il 20% vengono da mamma incazzata perché il maschio non c'è e che fa malare i figli. Sì. Quindi le viene da questo. Tantissime volte i bambini abbandonano la famiglia perché semplicemente se sono irritati non ce la fanno, allora se ne vanno. Perché sono inseminatori, quindi vanno a inseminare da qualche altra parte. Grazie. Prego. E questo bisogna dirlo alle ragazzine di 15 anni, avvertirle, e che poverine, le hanno allevate con la storia del principe azzurro, invece si trovano il principe buzzurro ad ogni momento. Qual è il suo problema, signora? Ho male a un piede. Non riesco a camminare da abbastanza tempo. In che punto? Che sensazione ha? Il dolore? Bruciore. Brucia dalla rabbia perché non è libera, si sente oppressa. Ha qualche problema col padre, anche lei? Non ho più il padre. Non ha più il padre. Da quando? 8 mesi. E gli è venuto dopo? Sì. Quindi, siccome il padre significa la guida, la direzione, il limite, il permesso, la forza, il potere, quando il padre non c'è, c'è spessissimo un problema di deambulazione che si riflette nelle paralisi, qualsiasi tipo di paralisi. Infatti spessissimo i paralitici hanno problemi di padre che è morto quando loro erano piccoli o prima che loro nascessero, o se c'è sono stati ipercritici e non gli hanno dato una vera guida, oppure erano troppo deboli e non gli hanno dato una guida, né la forza, né un senso di potere e di valore per potersi dirigere. Come si è sentito dopo la morte del babbo, lei? Dispiaciuta, come tutte. Gli è mancata anche un appoggio, una direzione, la forza. Arrabbiata. E dopo che cosa gli è venuto, secondo lei, questo problema al piede? Lo sono trovato improvvisamente. No. Sì. Senta, ce l'ha adesso? E prima, quando è seduto, quando è venuto, ce l'aveva? E adesso non ce l'ha? In questo momento no. Allora l'ho curata. Chiaro? Anche se lei dice di no, e sì. Sì, perché li curo immediatamente, al telefono li curo. Oh, questa signora l'ho vista stamattina. Un male nuovo? Sì, quale? No. Vedete questa signora? Perché si è tagliata? No. Lo sapete perché si è tagliata qui? Perché è ipercritica. Perché siccome la patologia si esprime secondo le espressioni dell'inconscio collettivo, che sono filastrocche, modi di dire, canzonette, nelle lesioni sia provocate da incidenti, sia provocate da patologie delle dita, delle mani e dei piedi, c'è la filastrocca sarda che si dice a bambini di 2 anni che fa così. Questo è subrocco, questo da motto, questo da bruschiao, questo da papau e questo che pitichedono durante la sau. Quindi, questo è il porco.
questo sì, questo dopo, questo è il porco, questo l'ha ucciso, questo l'ha arrostito, questo l'ha mangiato e questo, siccome piccolino, non gliene hanno dato. Rappresentano le maggiori preoccupazioni della persona e gli atteggiamenti che più fanno ammalare. Il porco è la persona più importante, così come è il protagonista della filastrocca, è la persona più importante affettivamente nella vita del paziente, quando si ammala il pollice o l'alluce. L'indice, il giudizio, la critica, lo schema, la rigidità. Il medio è il sesso, l'anulare, questo da papau, è quello che dà da mangiare, e cioè sarebbe la posizione sociale, quindi il matrimonio e il lavoro. Il mignolo sono i bambini. Quindi questa signora l'ho vista oggi, il primo fiore che mi ha scelto in una tavola a colori è beach, che sarebbe la critica, vedete? Qua si è fatta male, si è fatta male? Ma a dire il vero mi sono fatta male in due volte e qui c'è un taglietto che secondo me è dovuto, che uso varechina più non posso. E quest'altro invece con una puntatrice pensavo di rimediare, una puntatrice, zac zac, e pensavo di rimediare e invece mi sono punta. No, il mio problema è un altro. La puntatrice vuol dire che è piena di punte, cioè che vuole che tutto sia puntino, che è proprio della ipercritica, e faccio lei ipercritica. Per questo, siccome l'incidente, la lesione che sia un incidente, e anche la dinamica dell'incidente è una metafora allusiva come lo è la patologia, lei si è ammalata proprio qui, perché sta sempre criticando. Lei sta sempre criticando. No, io ho un lipoma qui. Lei ha un lipoma qui perché... Il cervello che vuole uscire. No, è un lipoma qui perché è una donna sacrificata. E se non si sacrifica, si sente, si vergogna. No, l'ha detto stamattina, che è tutto sulle sue spalle. L'ha capito, ma non l'ha detto. L'ha detto e l'ha ridetto davanti al marito, ha detto io penso a tutto e tu fai il bambino egoista. Non se lo ricorda stamattina che me l'ha detto. È la verità. Ah, meno male che me lo ricordo, eh. Quindi... C'è un lipoma che a seconda dei momenti diminuisce o aumenta, come ho un formicolio dall'80 lungo questa gamba, ogni tanto arriva, poi sparisce, io aspetto che sparisca. Il formicolio alla coscia, siccome si dice che è coscia, è allusiva al sesso, il formicolio vuol dire che è come un cadavere, cioè il sesso è come un cadavere. Tema frequentissimo nelle patologie delle donne, perché questi uomini sono cadaveri anche sessualmente, non ci sono neanche sessualmente, vabbè, lasciamo perdere. Quindi mi arrivano tante donne malate di mancanza di sesso perché gli amanti non ci sono. Io, da quel che vedo, gli uomini, circa l'80% degli uomini etero sono colpiti da problemi sessuali, gli altri 20% sono direttamente gay. Quindi le donne sono conciate proprio male. Qua io non so come curarle, perché se il sesso non c'è, come faccio io a curarle? Non si può inventare. Che siamo sposate o no, il sesso non c'è, donna. E io non mi posso curare. E quindi avete il lipoma. Esatto. Anche fra i denti, se queste donne devono lavorare, prendono l'energia, si devono sacrificare per niente, perché non hanno la contropartita, il premio non ce l'hanno. È ipercritica, questa è la verità. È vero, donne, che è così? Alzate le mani chi è d'accordo con me. Il mio lipoma sparirà quando io imparerò a vivere decentemente, e cioè a non sacrificarsi. Ma lo sto imparando, meglio tardi che mai. Grazie. Prego. Non dico di avere un uomo tantrico, che sarebbe il massimo, ma almeno uno. Allora, qual è il suo problema? Mi fa male da qui fino qua. Da qui parte tutta la spalla e arriva fino a qua. Le fitte. Cos'è? Com'è questo dolore? Che sensazione ha? Forte. Non riesco a girare il collo. Non riesco a girare il collo? No.
Quindi? Come va con la mamma? Bene. Vive con la mamma? Io sì. Sono un bambinone. Sente costretto dalla mamma, invaso? No. Giri il collo? Adesso sì. Sì. È migliorato? Prima mi faceva male. E adesso? Di meno. Non riesce a ribellarsi alla mamma? Perché la mamma le tarpa le sue passioni. Come mai? Quanti anni ha? A 32 anni vive ancora con la mamma? Per forza. Il babbo c'è? Sì e no. Pensa alla mamma come la critica, le tarpa le sue passioni, la mamma. Giri? E gira il collo? Bene. È migliorato? Meglio di prima, eh? Allora c'ho ragione io. Io devo sempre accompagnare il paziente ai parenti, perché il paziente spesso mi dice di no, perché non se lo riconosce. Perché la patologia è qualcosa che il paziente non si vuole riconoscere, e allora esce fuori sotto forma di patologia. Allora, spero sempre che ci sia un parente che mi confermi quello che loro negano. Quando fa male il collo, per mia esperienza, se non si possono girare a sinistra, hanno problemi con la madre. Se non si possono girare a destra, hanno problemi col padre. Sì. E qua, mentre loro stanno negando, la patologia migliora, perché la loro parte profonda lo riconosce. Cioè io bypasso la mente e la parte profonda lo riconosce. Spesso non sanno perché si mettono a ridere, e ride sempre questa parte profonda che è molto ironica, e con la risata sfiata, cioè si sfoga. La parte profonda che si manifesta attraverso il sintomo, con la risata si sfoga e il sintomo va via immediatamente. Pensi alla mamma, pensi alla mamma, che non, sì, la mette qua, la pensi quanto è invadente, che non le fa vivere le sue passioni. Si giri il collo. Come va? Come prima. Cioè meglio? Continui a pensare alla mamma e poi mi fa sapere. Dopo. Dopo, sì. Ok? Ciao. Qual è il suo problema? Delle verità ne ho tanti, mi vergogno, ma la cosa che mi è venuta in mente lì dietro alle quinte, che avevo detto non vado, poi ho detto vado, è perché di notte russo molto e ho apnee notturne, faccio proprio fatica, delle volte blocco il respiro. Ha avuto un incidente stradale? Da piccolino. Era grave questo incidente stradale? Da quanto tempo ha le apnee notturne? Una decina d'anni, probabilmente, da quando me lo dicono, perché prima non me ne sono mai. Ha avuto un incidente stradale quando era piccolissimo? Quanti anni aveva? Un anno. E era molto pericoloso, è stato pericoloso questo? Sì, sì, morto mio nonno, quasi morta mia madre, e, insomma, molto grave. Registra, Ha avuto un lutto più di 10 anni fa, un lutto grave, o vari lutti? È morta mia madre. Allora, dopo un incidente stradale o dopo un grave lutto, si possono manifestare queste apnee, che possono essere sotto forma di strozzamento diurno della gola, oppure apnee notturne, oppure asma molto forte, che indica la persona che sta mimando la morte. La parte profonda mima la morte per soffocamento. Allora, da poco gli ho dato semplicemente Starovubetrem, che ricorda il trauma, Rock Rose, che è la paura della morte,
sclerantus, che rappresenta un'alterazione del ritmo del sonno, e gli è passato tutto. Va bene? Prenda questi tre. Dopo glieli scrivo. Ciao. Altri malati? Non ce ne sono più. Non venite. Su, venite tutti, tanto siete tutti malati. Non lo so, siete tutti malati, venite. Io come faccio senza malati a fare la conferenza? Io sono la tua cavia preferita. Cosa c'hai? Gonfiore. E poi? Male, un po' la pancia, un po' dappertutto. Allora, non è vero che i calcoli biliari stanno nella colicisti. I calcoli biliari stanno in tutti i canali colibiliari del fegato, ne sono rilevati con gli esami, né con l'ecografia né con le radiografie. E spessissimo, nella quasi totalità delle persone, ostruiscono le vie biliari e causano sintomi gastroenterici. Questi calcoli biliari o grumi biliari si possono eliminare a casa. Quindi in caso di stitichezza, diarrea, gonfiori, dolori addominali di qualsiasi tipo, coliti, fate tutto il lavaggio epatico. Lo fate a casa, col sale inglese, l'olio e la spremuta di agrumi. State a casa un giorno e mezzo, non mangiate per un giorno e vedete eliminare i calcoli biliari e vi meraviglierete quanta quantità di materiale ostruente c'era nel vostro fegato. Questo i medici non lo sanno, lo sa molto di più chi li ha fatti, quindi tante mie amiche di Facebook. Mio babbo, che ha quasi 90 anni, aveva una diarrea cronica di cui si lamentava, gli ho fatto fare 4 lavaggi epatici e non ha più la diarrea. Ve lo dico perché, avendo 90 anni, lui è medico, non avendo 90 anni, vi ho indicato che lo possono fare le persone di qualsiasi età. Quindi chi avesse dei problemi al fegato, coliche biliari, dolori al fegato, sintomi gastroenterici, fatelo tutti. Mal di testa, fa passare tutti i mal di testa, perché i mal di testa vengono da un intasamento epatico. Quindi lo fai anche tu. Va bene? Ciao. Rivolgiti a Bianca, te lo fa fare con un'infermiera. Qual è il suo problema? Mal di schiena. Dove? Anche il mal di schiena fa passare. Molti mal di schiena hanno una forte componente dovuta all'intasamento epatico, quindi contribuisce molto a far passare il mal di schiena. Dove fa male la schiena? Qui? Anche qui? No. Qui più fa, qui. Il mal di schiena nella maggior parte dei casi è qui, è dovuto a un'irradiazione del dolore a partire dalla quarta e quinta lombare. E sempre seguendo questa mappa e anche seguendo la metafora del paziente, che è così: c'ho un dolore per cui non mi posso girare e non mi posso inchinare. Che vuol dire? C'ho un dolore per cui non ho più voglia di ubbidire e non mi posso manco ribellare. Questo dice poeticamente. E indica la persona presa in trappola dal sistema. E quindi, quando c'è un dolore là, significa: sono rancoroso perché sono in trappola, sto scoppiando, non so che fare, ma non posso andarmene per senso di colpa e perché sono in trappola. Quindi questo è quello che lei ci ha registrato. È giusto? È possibile? Quindi prima glielo dico, perché la mia terapia deve passare attraverso la sua consapevolezza, quindi coscientizzazione. Dopodiché le do sia lavaggio epatico
che la cura attraverso i fiori. Questi fiori non hanno solo la funzione di togliere i sentimenti negativi che sono la base dei sintomi, ma hanno anche la funzione di permettere un'evoluzione della coscienza e del pensiero, in modo tale che le persone trovano una via di uscita. Herpes indica la sua rabbia. Perché? Perché non può ribellarsi verbalmente. La vedete che non si può ribellare? La vedete in faccia? Vi sembra una che si ribella? No, è solo incazzata ma non si ribella. È arrabbiata. Tutte le volte che c'è una situazione, un herpes qua, vuol dire che c'è un rancore di vecchia data. Di solito che risale ai genitori che l'hanno abbandonata. Sono morti. Quando era piccola? Avevo 25 anni. Ma da quando c'ha questo? 10 giorni. No? Perché è ricorrente questo, no? Sì, credo di averlo sempre avuto. Quindi Willow. Willow è praticamente il salice e cura il rancore. Tutte le volte che i miei amici di Facebook lo sanno, io ho una pagina Facebook dove ci sono 19.000 iscritti e dove io metto ogni giorno quello che risulta dalla mia esperienza terapeutica e le persone, in base a quello che io dico e anche alla loro ricerca, mandano avanti le terapie, si curano fra di loro e tutti i giorni ci sono testimonianze di guarigione e ho fatto in modo che per loro la terapia sia un divertimento. Infatti tante hanno imparato la terapia verbale e molto divertite testimoniano di come hanno fatto passare vari sintomi solamente parlando. Per esempio ieri ce n'era una che ha detto: mio figlio aveva 12 anni, aveva un grossamento al pene, gli ho detto chi ti sta sul cazzo, il pene gli si è diminuito. Racconta così perché io ho insegnato, gli ho dato il permesso di usare un linguaggio scurrile perché è il linguaggio dell'ombra da cui vengono le patologie. Quindi di liberarsi anche con un linguaggio scurrile per, al fine sempre di curare. Altri malati? Buonasera, qual è il suo problema? È 4 mesi che sto lottando con un dolore dietro la scapola sinistra che prende anche il braccio, come formicolio, e poi con questo una sequenza di dolori che sono partiti, ginocchio, anca, con il quale sto convivendo in questi ultimi mesi. Ma la cosa più importante è questa, quella della scapola, braccio, che si fa sentire. Com'è questo dolore? E a volte è un po' pungente, un bruciore, un formicolio. Anche qua fa male? E arriva anche lì a volte, molto tanto. E dov'è che fa male? Qua? Qui? Qui? Parte dal diritto, è profondo. È qui? Sì. Anche fra, qui? Fra scapola e colonna. Anche qui? Forse troppo in basso. Qui? Sì, questo è il punto più vicino. E qui? No, non lo sento. E qui? No. Qui? No. Qui? Questo è il punto che toccando non lo sento, ma quando giro la testa a volte parlo. Vorrebbe realizzarsi, ma gli è impedito nel realizzarsi dal fatto che non si sente all'altezza di fare quello che vorrebbe fare. Questo è il suo dolore. Bingo. Modestamente. Prego.
E questo è frequente, soprattutto nei maschi. Infatti le donne si realizzano più frequentemente. Perché? Perché poverini, loro sono condizionati molto dalla cultura. Perché se non ci sono guerre, se come si realizzano? Se hanno problemi sessuali, come ce li hanno tutti, come si realizzano? Se non hanno il lavoro, se non c'è un padre che gli ha segnato la strada, come fanno a realizzarsi? E poi gli uomini in particolare, siccome sono tutti soldatini, non hanno il permesso di fare niente. Prima di tutto ad amare una donna, hanno paura di amare la donna che a loro piace perché hanno paura di morire. E questo nel profondità della loro coscienza, perché c'è il mito di Eros e Thanatos, amore e morte. Infatti se vanno a letto con una donna che gli piace se ne scappano. E perché questo inconscio collettivo permea la coscienza delle persone e le persone non se ne accorgono. Quindi io trovo spesso che preferiscono, per esempio, hanno uno schema forte santa puttana. Questo non gli permette di avere un rapporto sessuale con la santa, che è la moglie, però con la puttana sì, perché siccome quando nacque Dio i genitali non c'entravano, sia i genitali di delle donne che i genitali degli uomini sono disprezzati. Quindi loro vivono il rapporto sessuale in maniera sprezzante con le puttane, con la santa no, infatti la santa rimane in bianco sempre. Però se la sposano, però rimane in bianco. E gli fa le corna la santa, per forza, cosa deve fare? Poi è preferita la donna brutta dalla donna bella, perché la donna brutta è controllata e se è un po' malattina è ancora meglio. Se c'ha la donna che più è sposabile, è più candidata al matrimonio, è la scoliottica, quella con la crisi di panico, un inizio di paralisi, e se è brutta, perché così è controllata. E anche queste però, se non ce ne hanno, perché sono sante, gli fanno le corna, quindi non le possono comunque controllare. Diceva il mio amico napoletano, la femmina è il caos, qualcosa che non si può controllare, in particolare in questo secolo di debilitazione si sta scavricciando. Ma cosa vogliono le donne? Hanno anche tutti gli elettrodomestici. Per rimettere le cose a posto ci vorrebbe una guerra. Io me l'ascoltavo incantato, perché era il mio maestro, era il maestro che mi indicava cosa c'è nella profondità dell'inconscio collettivo maschile. Infatti i maschi che più parlavano col cuore aperto con me, io, un altro dicevo, avrebbe detto un imbecille, sì, sono imbecilli come tutti quanti, non è che gli altri che non sono meno imbecilli, perché quelli che parlano bene, che vi sembrano più intelligenti, in verità state attenti che hanno fatto un copia e incolla. E poi prima o poi scoprite che sono pervasi, poverini, dell'inconscio collettivo maschile, che è tutta la loro imbecillità. Quindi, non potendo avere una relazione come nessuna donna la può avere con questi maschi imbecilli, non mi restava che studiarmeli. E ho imparato dalle stronzate che dicevano l'inconscio collettivo maschile, che adesso mi serve per cercare di curarli. Mi sono spiegata? Ciao. Io ho una grande cultura sugli uomini, perché ero bellina e ne ho dovuti cambiare spesso perché non funzionavano mai. Quindi ne ho sentite di tutti i colori. In genere dicono sempre le solite stronzate che li fanno annoiare. Però certi sono più coloriti di altri e quindi c'è una grande cultura sulle stronzate dell'inconscio collettivo maschile. In particolare sapete chi ve le dice le stronzate? Il finocchio, che vuol far vedere che è un macio, perché quello conosce l'inconscio collettivo maschile e ve lo sviolina tutto quanto per far vedere che è macio, e quello dice più stronzate di tutti. Quindi quello mi ha insegnato un sacco di cose. Allora, qual è il suo problema? Allora, la pancia sempre gonfia, spessissimo, sì. E il ginocchio sinistro da quando è stato operato, menisco e legamenti, 7 anni fa. La pancia gonfia indica che lei è gonfia di rabbia,
c'è un problema di intasamento epatico, quindi le darei subito il lavaggio epatico. Il ginocchio sinistro indica che deve cambiare situazione. Perché? Perché è intrappolata da molto e ora che cambi. Glielo leggo anche in faccia, perché la faccio così. È giusto? Sì, giustissimo. Lo so, lo vedo dai sintomi. Lavaggio epatico, signora. Se entrate nel mio gruppo Facebook, ci sono dei file dove viene indicato come dovete fare. Poi, se non avete il coraggio, almeno per la prima volta, vi indico una infermiera che ve lo fa fare. Ok, ciao. Altri malati? Qual è il suo problema? La circolazione e la ritenzione idrica, quindi tutte e due le... E cioè? Che carino. Tutte e due le sta finendo a operare. E cioè c'ha le vene varicose? Tutto. Ma ce li aveva anche sua mamma? Sì, un po' meno di me però. Sapete che cosa sono le vene varicose? Sono l'intrappolamento del sangue, cioè l'intrappolamento del proprio sangue. Cioè si indica una donna possessiva, e se ce l'aveva la mamma vuol dire una donna possessiva da generazioni, cioè la stessa mentalità ha prodotto la stessa patologia. Quindi io do in questo caso cicori, sono sempre le donne possessive che hanno le varici, sono le mamme chiocce, ecco perché è molto più frequente nelle donne che hanno l'unico scopo di vita quello di stare con i familiari e di possederli tutta la vita con paura di essere abbandonate. C'è anche la ritenzione idrica che si... La ritenzione idrica è sempre la stessa cosa, perché è possessiva e ritiene. Quindi io gli darei cicori, cicori, cicori e poi vediamo. Guardate che io ho tolto problemi gravissimi di vene varicose solamente con i fiori messi in olio tutti i giorni e presi per bocca, perché come va via l'atteggiamento va via anche la patologia. Sono spiegata, signora? Okay, prego. La malattia è sempre culturale. Qual è il suo problema? Ho un male a una spalla, mi hanno detto che ho una calcificazione. Oh. Dove, come le fa male? Va e viene, è andata a periodi. Allora, se va e viene non è colpa della calcificazione, perché la calcificazione c'è sempre. Ma questo semplice ragionamento i miei colleghi ortopedici non lo fanno? Io, che non sono tanto intelligente, guardo la logica stretta. Se fosse dovuto una calcificazione, il dolore non sarebbe alternante. Allora, adesso ce l'ha il dolore? Come peggiora? Con quale posizione? Con quale posizione del braccio peggiora? Quando sto ferma di solito lo sento di più, mi sento quasi una lancia che mi fora. E quando si muove lo senti di più? No, lo sento molto di meno. E in che posizione lo sente quando sta ferma? Quando sto ferma sono proprio qua, dritto. È una puntura abbastanza dolorosa. È indecisa lei? Lo sa perché sente una puntura? Perché ha bisogno di essere pungolata perché si muova, perché lei non sa che direzione prendere e non sa che direzione prendere, perché se prendesse qualche direzione e si liberasse movimento, miglioramento col movimento, avrebbe un gran senso di colpa. Quindi sente una puntura, modo di dire popolare, pungolata, perché si muova. Sì, è vero, molto legato anche alla famiglia. Adesso lo sente? No.
E prima lo sentiva? Sì, qua, lì seduta e fin qua di dietro, sì. E adesso lo sente? No, qui sì. Avete visto? Passa subito. Visto la risata? La risata di verità, che è uno sfiatamento. Infatti quando fuggo da casa sto meglio. Quando prende una direzione e non vive i sensi di colpa, non ha bisogno di essere pungolata, perché ha una direzione quando fugge, è il fuggire che non può fare, non sente niente. E questa è la metafora. Mi devo fuggire senza farla più pensare. Sì. Vada a prendere la direzione, quella che vuole prendere, e le passa il problema. Ok? Ciao. Ultimo ammalato. Ammalata. E sicuri il senso di colpa, perché allora, ho visto che le donne sono afflitte, tutte da senso di colpa, e gli uomini da non essere all'altezza di, praticamente, da... la prestazione, il problema di prestazione. Infatti il problema di prestazione gli uomini ce lo mettono dappertutto, anche nelle questioni sessuali. Quindi certi vengono da me, dico, che problema ha di prestazione? Prestazione che? Sessuale, no? Ah, sessuale. E cosa c'entra la prestazione? Mica in palestra. Cioè, con una donna non ha una relazione, non ha una prestazione. Le donne si offendono quando pensano che l'uomo viene per avere una prestazione. E no, poverini, siccome c'hanno la fissazione della prestazione, ce la mettono anche nei loro problemi sessuali. E questo è dovuto al fatto che alla Bibbia, perché quando Eva diede la mela ad Adamo, Eva si prese la colpa dell'essere cacciata dal giardino dell'Eden, ma Adamo risultò un ricoglionito perché ci credette. Quindi da allora l'Eva è quella porca di Eva e c'ha la colpa, e Adamo è rimasto rincoglionito, non all'altezza, e quindi ha l'arch, e quindi ha un problema sempre di non essere all'altezza. E sono tutti segnati dalla Bibbia, da questa storia qui. Allora, qual è il suo problema? Allora, mal di pancia e colite, e poi ho un problema a questo punto qui della gola, che mi si infiamma la ghiandola qui. In genere, quando mi dicono che si infiamma la gola, vuol dire che sono ipocondriache, cioè stanno sempre pensando alle ghiandole. Più se le toccano, più le si infiamma. Se se ne dimenticassero, la smetterebbe. Vediamo se è vero, dove le si infiamma, cosa sente. E infatti non ha niente. Guarda, signora, la smetta, non ha niente, io lo so, la maggior parte delle volte non hanno niente. Quando mi dicono così, sono fissazioni, se le cercano qua, di solito se la cercano qua, se la cercano qua, se la cercano qua, a forza di pensarci e di toccare, ingrandisce davvero. Allora pensa, non sarà leucemia, linfoma, vanno alla ricerca del cancro perduto, se no che non lo trovano davvero. Colite, voglio sentire i sintomi, non le diagnosi. Che sintomo ha? Mal di pancia. Mi sento proprio... Mal di pancia dove? Sì, dove? Qui. Qui si sente? Stringere. E qui? E qui? No. Ha sensi di colpa? A volte. Le donne li hanno tutti. Questo è un punto del senso di colpa. Anche questo è un punto del senso di colpa. E tantissime donne, infatti, come quella precedente, sono colpite qui e qui, che è un punto nella mappa che riguarda il senso di colpa. Quindi lei litiga con qualcuno spesso? Con mia figlia? Litigano, dopo si sentono il senso di colpa, gli fa male la pancia. E la smetta di litigare? Prego. Dovevo dare a qualcuno uno strumentino. Chi c'è in sala qui? Dovevo dare lo strumentino. Non c'è. Buonasera. Qual è il suo problema? Le anticipo che siamo in ritardissimo, quindi io vorrei farle una
una domanda. Una persona come me che ha subito dei, diciamo, un trauma a livello affettivo, no? Con il papà rigido, il papà che mena, il papà che crea che non crea autostima ma problemi di autostima, una fuga da casa a 18 anni, mi arruolo, quindi faccio una vita, io sono il soldatino, e una situazione lavorativa pesante in ufficio con i colleghi, con un capo stronzissimo, e una moglie ex, adesso ex, che mi ha rovinato la vita. E io, lei dice prima, i maschi non ci sono, io sono di quei maschi che c'è. Bello, dove? Io ho cresciuto i miei figli senza mia moglie, i miei figli mi adorano, sono affettuosissimi, mi manifestano il loro affetto, quindi io ci sono sempre, ci sono per la mia compagna attuale, 24 su 24, quindi io le faccio la domanda al contrario, in una situazione come la mia, quindi con questi traumi affettivi, il papà, la moglie, il lavoro pesante, difficile, che tipo di problemi dovrei avere? Che non se ne scappa. Che? Non se ne scappa. E perché dici che non me ne scappo? In che senso? Non trova una vita migliore. Non la seguo. Continua a avere tutti questi problemi? No, io non li ho più, le ho solo fatto un elenco di situazioni. E adesso sta bene? Allora, ho scoperto 2 anni fa di avere una gastrite cronica e un'ernia iatale, che io volgarmente ho associato alla situazione lavorativa. Magari adesso lei mi correggerà. Però ecco, tutta questa catena di cose, no? Comunque hanno creato dei problemi, anche sessuali, come diceva lei, ne sono perfettamente consapevole. E, ecco, che tipo di problemi dovrei avere? Non ho capito. È che avete capito la domanda? Io non ho capito. Ho battuto le mani, propriamente. No, non ho battuto le mani. La domanda è, facendole un elenco di situazioni traumatiche, no? Il papà, la moglie, eccetera, eccetera, che tipo di problemi dovrei avere? I problemi dipendono dalla coscienza della persona, non sono i problemi in sé, è come uno li elabora. Uno potrebbe avere problemi più gravi di questo mondo, ma se ha una coscienza aperta, matura ed evoluta, potrebbe anche non avere niente. Oppure, cioè, dipende dalla persona. Mi sta facendo un complimento. Certo, se in seguito a questo c'è solo una gastrite, vuol dire che è in gamba. Era la nostra carissima dottoressa Mereo. E quindi, beh, è tutto qui l'applauso. Facciamolo sentire l'applauso che si merita. Per essere volata direttamente dalla Sardegna fino a Forlì per questa cosa meravigliosa, ti siamo molto grati e onoratissimi. E adesso però vogliamo vedere questa opera pittorica che è stata fatta per te, in realtà per tutta la platea, ma è dedicata alla dottoressa Mereo da parte delle nostre 3 artiste, te la vorrebbero far vedere. Vediamola tutti insieme. Un applauso alla pittura intuitiva di Antonietta Righetti, Anna Cotroneo, Lucia. Guarda, Gabri, questa sei te? E dove? No, dove i colori, no? Ah sì, vi ho ispirato io. La pittura intuitiva, sono tutti colori, e ah, te sei super colorata, sei la nostra super eclettica dottoressa, dalle multiforme dimensionali, coloratissima. E gli altri com'erano? No, solo per te, è stato fatto solo in tuo onore. E l'altro era un mandala che adesso non so dove l'hanno attaccato, ma dopo te lo facciamo vedere. Però eccolo lì, guarda, l'altro è quello piccolino. E questo l'hanno dipinto tutto il tempo che tu hai fatto questa relazione e conferenza. Ah, gli ho ispirato questo? Esatto. Interessante.
Adesso lo facciamo asciugare e poi sarà tutto ritagliato, e ogni pezzettino di questo quadro magico, che sarà un quadro che dovrà guarire, sarà regalato a tutti i presenti in sala che lo desiderano avere. Intanto ringraziamo la dottoressa Mereu. Ciao. Cercate di curarvi da sole, altrimenti vi ammazzano. Ciao. Io vi consiglio di acquistare i suoi libri, i suoi libri straordinari che ho letto, divorato. La terapia verbale, Gabriella Mereu, grazie per questi momenti che ci ha regalato, grazie, grazie, grazie. E allora continuiamo con i nostri momenti magici, con il nostro viaggio all'interno di noi stessi, all'interno dell'arte, grazie anche agli artisti, oltre che alle relatrici. Allora, è il momento di una straordinaria artista che ha qui, credo, i genitori, perché lei è una figlia d'arte. Ci sono i genitori di Maura Chiara? Ci sono? Si possono alzare in piedi? Perché avete fatto un capolavoro, oltre che di bellezza, ma anche per quanto riguarda il suo talento. Ecco qui, un applauso per i genitori di colei che arriverà qui sul palcoscenico, cioè Maura Chiara, è una cantante, lei si occupa di soul voice, la voce dell'anima.